Da programma, oggi e domani terminiamo questo secondo esercizio di allenamento per l'esame, nella prima ora in particolare, mentre nella seconda ora ci sarà l'intervento seminario dell'ingegner Castellino di Reply, che ci racconterà quante delle cose che vi ho raccontato, che vi costringiamo a fare durante il corso, vengono fatte in azienda, quali sono i problemi, quali sono le soluzioni, e perché fanno certe scelte che, come vedrete, saranno diverse dalle nostre, giustificando qua, giustificando anche il perché e il contesto aziendale. Quindi spero che sia interessante l'intervento, sicuramente per me lo sarà. Vi avevo promesso però, prima della chiusura del corso, di definire per bene la struttura dell'esame che avrete. Allora, non è una sorpresa, non ci sono sorprese, sono tutte cose che abbiamo già visto e detto, però adesso vi diamo le regolette vere, cioè quello che troverete di fronte all'esame. Allora, spendo 3 minuti per raccontarvi. Allora, non è scritto così, questi sono il testo Lorem Ipsum, probabilmente lo conoscete, no? Un testo fittizio che serve come riempitivo, no? L'esame lo scriviamo in italiano. L'esame sarà composto di 2 parti, quindi una prova scritta, 2 ore senza i libri, composta da 2 parti. La prima parte è l'esercizio di progettazione, che già conoscete quello che stiamo facendo, la seconda parte sono 3 domandine. L'esercizio di progettazione contiene queste domande, può contenere, scusa, questo insieme di domande, che sono quelle su cui abbiamo lavorato finora, quindi, come dicevo, non ci sono sorprese. Ciò che abbiamo fatto, abbiamo realizzato dei sottoinsiemi di domande che avesse senso, diciamo, non vi possiamo proporre tutte e 6 le domande in un compito di 2 ore, tenendo conto che quella parte del tempo la dovrete dedicare anche per domande di teoria. E quindi, in ogni compito ci saranno 4 domande estratte tra queste 6. Estratte con questo criterio, la prima c'è sempre, modello concettuale, glossario delle informazioni non può mancare. La quarta c'è sempre, ok? In questo caso modello dei casi d'uso. Poi potranno esserci o queste due, quindi modello di processo e i KPI associati al processo stesso, oppure queste altre 2, il caso d'uso e i mock-up grafici relativi al caso d'uso. Quindi di fatto, se vogliamo, abbiamo 2 tipologie di esame, che sono questa e la. Vai via. Una è questa, in cui prendiamo il primo, il modello di processo, i KPI, il modello di casi d'uso e ci fermiamo qua. L'altra tipologia d'esame invece è complementare, modello informativo, non si fa il modello di processo e KPI, facciamo un modello dei casi d'uso e poi si prosegue sulla progettazione funzionale, scegliendo un caso d'uso, dettagliandolo e accompagnandolo con i mock-up grafici. Quindi o questo, con egual probabilità. Probabilità non vuol dire che ne appello uno, ne appello l'altro, appello uno, quindi se il primo appello è uscito uno, nel secondo appello per forza esce l'altro. Estrarremo sorte appello per appello in modo da non farci condizionare, anche noi stessi. Non vi diciamo, ma non ci diciamo neppure noi i punteggi di questi 4 punti, di queste 4 parti dell'esercizio. Ok? Cerchiamo di tararli anche in tempo reale in funzione delle vostre risposte, di come vanno i 2 corsi, eccetera. Quindi, normalmente ovviamente daremo più punti o più attenzione rispetto a quegli esercizi che richiedono più ragionamento, più approfondimento.
ho anche più tempo, tutto sommato, da dedicare. Che so, per dirne una, il punto 3 qua sotto di casi d'uso è più importante dei mockup grafici da quel punto di vista, marginalmente, ma non ce n'è nessuno che, dalle simulazioni che ci siamo fatte, nel senso che qualche idea di valutazione ce l'abbiamo in mente, ma vogliamo validarla, non vogliamo dirla, dichiararla prima, perché vogliamo poi, diciamo, eventualmente aggiustare i punteggi, magari anche a vostro favore, dopo che avremo visto il primo, almeno il primo appello. Però grosso modo sono, non sono del tutto equivalenti, ma sono abbastanza di peso simile, no? Queste varie, le singole domande all'interno delle quattro. Questo è il primo punto, prima parte dell'esame. La seconda parte saranno tre domandine. L'idea probabilmente è di avere una domanda a risposta singola, cioè domanda, una serie di risposte, devi sceglierne una. Una domanda a risposta multipla, quindi con possibilità di scegliere più di una risposta, eventualmente una domanda a risposta aperta, secca. Cioè, definisci questa cosa, hai due righe, tre righe per scriverlo, non di più, non fare il temino, neanche la mezza pagina. Ok? Queste tre domande noi avranno tutto lo stesso valore, in certo senso, come punteggio. Per darvi un'idea del peso relativo, parte 1, parte 2, col beneficio di inventare, nel senso che se poi decidiamo di cambiare i punti, li cambiamo in modo dittatoriale, quindi nessuno si deve lamentare, ma come indicazione quello che abbiamo in mente è 27 più 6. Occhio croce, quindi 27 punti sulla parte 1, 6 punti sulla parte 2, ovviamente la somma fa di 30, ma perché si sa che non c'è nulla che può essere perfetto, no? Quindi si deve tenerne conto in fase di progettazione, che deve essere su un margine di errore su cui poter giocare. Quindi, per farvi l'idea, ecco, di che tipo sono queste domande? Sono domande che normalmente vertono sulla parte di programma che non è coperta dalla parte 1, quindi le parti più descrittive sui sistemi informativi, tipologie di sistemi informativi, architettura, classificazione. Dov'è successo? Ho detto una cosa brutta, c'è il rettore che ascolta. E quelle parti, diciamo così, che non fanno parte dei filoni di progettazione. Quindi saranno domande specifiche su quelle parti del programma, quelle che normalmente facevamo al giovedì in tardo pomeriggio. Due ore, dopodiché ci date due settimane per correggerli e vi diamo i voti. Qualcuno mi aveva chiesto, normalmente l'esame è previsto scritto, quindi normalmente non c'è nessuna prova orale. Cose qua. La prova orale, come prevede la legge, non ve la possiamo negare se qualcuno la chiede, al limite ci si riserva, ma direi che in questo caso non ha molto senso. Quindi se qualcuno di voi dice no, io però voglio fare un orale e sono obbligato a fargliela, viceversa potrebbero esserci dei casi in cui dire ma sì, il voto sarebbe questo, però vieni un attimo che ne parliamo, perché ci sono delle cose che non mi quadrano, allora in quel caso lo chiederemo noi in colloquio, ma direi che se riusciamo a stare sotto l'1% dell'uno e dell'altro caso, va meglio a tutti. In ogni caso, lo dico già subito, oggi lo dico una volta sola, poi lo ridirò 100, lo so. Io non concepisco, no, il concetto di faccio una prova orale per alzare il voto, no? Proprio come ragionamento non riesco a capirlo. Quello che concepisco io è un colloquio orale per andare a valutare se la persona in realtà aveva la padronanza, la conoscenza di alcuni argomenti che nel compito scritto li ha sballati. Sono stati, erano errati, sbagliati, in quel momento pensava ad altro, ha capito male una parola, eccetera. Allora, no, caspita, io questo lo so, per un errore, una svista, una distrazione, un mal di pancia, lì ho cannato, allora a quel punto
quello che faccio io come orale è andare a insistere sui punti che nella prova scritta sono sbagliati. Quindi non è farmi una domanda diversa da quelle che ho sbagliato, no, ti faccio una domanda sulle cose che nel compito scritto hai sbagliato di più, perché solo così posso recuperarti il voto, no? Andare a coprire una parte che ti ha fatto perdere dei punti prima. Se ti chiedo delle cose che so già che sai, è un esercizio inutile. Quindi questo, e normalmente l'altra cosa, l'altra regola che mi do, così voi sapete regolarvi, dichiaro le cose prima così poi ve le regolate, l'altra regola che io vi do è che un orale non può mai incidere per più del 10% dello scritto, quindi 3 punti massimo, perché rispetto a un compito scritto, ragionato, pensato di 2 ore, 10-15 minuti di orale non è che possono ovviamente spostare di molto una valutazione. Quindi questo è per chiudere il discorso orale sì, orale no, posso chiederlo, eccetera. Questo è come ragiono e sono le risposte che vi darò quando me lo chiederete. Quindi sì a queste condizioni che ho detto. Vabbè, l'abitudine che ho sempre comunque prima di registrare il voto, cioè i voti poi li pubblichiamo sul portale, una volta prima di registrarlo, renderlo definitivo, vi sono sempre un'occasione in cui potete venire a vedere il compito. Che non vuol dire contrattare il voto, vuol dire vedere che cosa ho evidenziato come errori, che cosa è stato sbagliato, che cosa è stato invece valutato giusto, ed eventualmente capire, eventualmente magari trovare degli errori nella correzione. Bene, gli errori nella correzione sono una cosa diversa rispetto a contrattare il voto, ovviamente. No? Tutti possono sbagliare, io anche, quindi ho piacere che verifichiate, che comprendiate il motivo di una valutazione. Okay? Ma non è obbligatorio a questo momento, visto che adesso siamo con la registrazione elettronica degli esami. Se qualcuno non può, è in vacanza da un'altra parte, eccetera, nel momento in cui fisso, va bene lo stesso, nel senso che noi per i voti sufficienti funziona un meccanismo di silenzio assenso, nel senso che se non mi dite nulla, io dirò, il tal giorno potete venire a vedere i compiti, ci vediamo nella tal aula, vi faccio vedere i compiti e discutiamo insieme. Normalmente 2 o 3 giorni dopo fisso la scadenza dicendo, se non mi fate sentire entro quel giorno, io registro i voti. Chi lo volesse rifiutare, me lo dice. Basta una mail, o la fa dire a un amico che magari può venire in quel giorno, cose di questo genere. Cosa abbastanza leggera. Ok, domande sull'esame? Se consegno in 3 persone è il giorno stesso, ma no, cerchiamo di dare. Io devo chiudere la pubblicazione, la visione dei compiti e la registrazione del voto prima ovviamente della chiusura delle prenotazioni per il secondo appello. Quindi il voto, per esperienza so che una settimana non basta mai. Ci sono 2 settimane d'appello a appello, diciamo che 10 giorni. Ecco. Sì. Occhio croce sì. Perché 80 circa persone adesso prenotate sul primo appello. Quindi. Poi dipende quanti vengono e quanti consegnano, ovviamente. Però non essendoci, io so già che non essendoci nessuna penalità al fatto di presentare il compito e consegnarlo, so già che saranno tanti. Quindi non vi faccio promesse che so di non poter mantenere. Quindi arriveremo un po' lì, ecco. Abbastanza ridosso del secondo appello. Scusa? Lo statino no? Siamo usciti dal Medioevo, quindi per fortuna gli statini via via, tranne qualcuno che è ancora affezionato al passato, ma non si usano più. È solo un documento per entrare in aula. Mi raccomando, ecco, visto che poi l'esame lo facciamo sui 2 corsi insieme, quindi cerchiamo di ottimizzare anche l'uso delle aule, quello che vi chiedo è se qualcuno sa già di non venire, di cancellare la prenotazione, o la prenotazione è obbligatoria, chi non è prenotato non entra. Però se sapete già di non venire, o vi cancellate, oppure se lo sapete all'ultimo momento e non potete più cancellarvi, fatecelo sapere, così noi ci regoliamo meglio su fotocopie, far sedere le persone in aula, eccetera. Ok. Veniamo invece al nostro... Torniamo, non veniamo. Al nostro esercizio sui tirocini formativi,
di cui avevamo la volta scorsa fatto il modello di processo. Oggi andiamo avanti, vediamo la parte funzionale, quindi vediamo i casi d'uso. E per ragionare sui casi d'uso, oltre a rinfrescarci la memoria andando a vedere il testo, chiediamoci una domanda che non ci siamo ancora fatti a livello di processo, cioè chi sono gli attori del sistema. Nel processo abbiamo visto alcune figure che sicuramente erano coinvolte nel processo stesso, ma non vuol dire che tutte e sole le figure che descrivo, cioè i soggetti delle frasi, no? Che descrivo nel modello di processo siano attori del sistema. È un attore, ha dei requisiti in più, deve essere colui che interagisce in prima persona col sistema informativo. Quindi se ci sono alcune parti del processo che sono gestite tra umani, quegli umani che diciamo, colloquiano tra di loro non sono attori del sistema informativo. Infatti la frase che fa la differenza è proprio questa, attori del sistema informativo, nell'uso del sistema informativo. Mentre il processo, quando l'abbiamo ripetuto più volte la volta scorsa, quando lo descriviamo, cerchiamo di scriverlo in modo neutro rispetto alle funzionalità o sottofunzionalità che saranno supportate dal sistema. Quindi, sicuramente una persona che usa il sistema informativo è lo studente. Deve scegliere l'azienda, eccetera, eccetera. Un altro sarà presumibilmente lo stage and job, che deve verificare la correttezza, conferma la possibilità di attivare il tirocinio. La verifica della correttezza non so se viene gestita o no dal sistema informativo, dipende come viene consegnata questa documentazione, in modo cartaceo o no. Ma sicuramente la conferma sì. Quindi il personale dello stage and job è un attore del sistema. L'azienda è un attore del sistema? Direi di sì nel momento in cui inserisce delle proposte di tirocinio. Qui abbiamo dimenticato la volta scorsa di mettere il soggetto. Se l'azienda direttamente inserisce le proposte di tirocinio, allora è un attore di una parte del sistema informativo che esula un pochino il nostro testo. Ma comunque, perché la parte di inserimento non è descritta qua, sarà descritta in altre parti. Ma è comunque un attore del sistema. Non è l'unico modo, uno potrebbe anche pensare che l'azienda in realtà spedisce un fax e poi c'è qualcuno, l'ufficio stage and job, che fa data entry nel sistema informativo. Allora, in questo caso l'azienda non sarebbe attore del sistema informativo. Ma al giorno d'oggi, per fortuna, queste cose non avvengono. Il tutore accademico deve controfirmare la richiesta e il tutore aziendale che era citato più volte esiste? Il tutore aziendale deve compilare un questionario. Il tutore aziendale è un attore distinto rispetto all'azienda o sono lo stesso attore? Io direi che sono due attori distinti, perché l'azienda tipicamente, magari l'ufficio del personale, che propone le tesi, e poi il tutore aziendale è quella specifica persona che segue quello specifico tirocinio. Quindi non sono intercambiabili i due ruoli. Cioè, non è che un impiegato dell'azienda dice, beh, adesso facciamo una proposta di tirocinio. No, è chi ha le credenziali per parlare, per fare le proposte in nome e per conto dell'azienda. Poi l'azienda selezionerà delle sue persone, il suo personale, che in ciascuno dei tirocini dovrà svolgere il ruolo di tutore aziendale. La registrazione nella carriera dello studente, che è l'ultimo passaggio, a livello di processo l'avevamo descritto dicendo, un po' rimanendo vaghi, il voto viene registrato, in realtà parola avevamo detto, beh, supponiamo che lo possa fare lo stage and job per non andarci a complicare le cose. Quindi, a livello di diagramma di casi d'uso, i nostri attori sono, se non li ho contati male, 4 o 5.
c'è lo stage and job, l'ufficio stage and job, c'è lo studente, ma lui si arrabbia perché è lo stesso nome di una classe, c'è lo studente, c'è il tutore accademico, il tutore aziendale, e poi c'è l'azienda. Vediamo l'azienda proponente. Che a vario titolo e in varie fasi possono accedere al sistema informativo. Il testo ci diceva, guarda che nel decidere i casi d'uso e gli attori supponi che tutte le attività vengano svolte in forma elettronica, quindi stiamo spingendo il più possibile sul sistema informativo, e quindi tutte le attività descritte supponiamo che siano mediate e gestite dal sistema informativo stesso. Ci sono ovviamente casi meno informatizzati, ma noi spingiamo verso quello più completo. Allora, cosa fanno questi signori? Beh, andiamo, proviamo a decomporre lo svolgimento del processo nei singoli casi d'uso che lo compongono, cercando, e ce lo dice quella clausola, no? Quella precisazione nel testo, cercando di delegare al sistema informativo la maggior parte delle attività del processo. Allora, dal punto di vista dell'azienda, avevamo questo processo, l'azienda essenzialmente è un oggetto che genera tirocini, proposte di tirocini, come soggetto azienda, come attore azienda. Vabbè, poi ovviamente potrà anche, immagino, che vorremmo anche offrirgli la possibilità di modificarli, cancellarli, eccetera, ma questo in un sistema informativo completo ovviamente ci vuole. In questo momento stiamo cercando di attenerci il più possibile al testo senza esulare troppo. Quindi l'azienda la possiamo mettere da parte, perché di fatto fa un lavoro un po' separato dagli altri, e inserisce inserimento proposta di tirocinio. Proposta di tirocinio, verifico sempre, ogni volta che scrivo una parola mi scatta sempre un campanellino qua dietro che mi dice stai usando il termine giusto? Vai un po' a vedere, sì, qua si chiamava proposta, che è diverso da richiesta. Quando abbiamo fatto il modello concettuale diventa quello il nostro dizionario. Non parliamo più italiano, ma parliamo usando i termini del diagramma delle classi. Quindi azienda, proposta. Quindi l'azienda inserisce la proposta, quindi questo è un caso d'uso. In questa fase ci possiamo accontentare così, già che stiamo ragionando insieme, se io dovessi pensare a un sistema informativo nel suo complesso, probabilmente farei una cosa un pochino più articolata, un caso d'uso, gestione proposte di tirocinio, no? Che ha poi come sottocasi d'uso, che ha poi come sottocasi d'uso inserimento, modifica, cancellazione, eccetera. Un'alternativa, sì. Cioè, in questo caso non, poi questo è un processo abbastanza marginale rispetto al testo che abbiamo, no? Però se io volessi fare il sistema informativo nel suo complesso, dovrei prevedere una cosa di questo genere. Specializzazioni di un caso d'uso generale, gestione di proposte di tirocinio. Quindi questa cosa qua immaginiamocela come alternativa, non la vediamo, adesso non la voglio cancellare perché no, in cose più articolate i casi d'uso stessi in qualche modo sono anche organizzati in modo gerarchico,
Ricordiamoci che i casi d'uso noi li abbiamo tirati fuori come un modo per descrivere una parte del documento dei requisiti. Il documento dei requisiti è ciò che descrive che cosa fa nel suo complesso sistema informativo. Di questo documento dei requisiti c'è una parte che è costituita dai requisiti funzionali. I requisiti funzionali sono divisi a gruppi, ad argomenti, a tematiche, a sezioni, e ogni sezione è, ad esempio, una sezione può essere la gestione delle proposte di tirocinio, e all'interno di queste sezioni ci saranno delle sottosezioni dei singoli casi d'uso. Quindi questo diagramma è, lo possiamo sempre vedere come l'indice di una parte del documento dei requisiti, in particolare della parte che tratta dei requisiti funzionali, mentre i requisiti non funzionali invece sono descritti semplicemente a parole, con tabelle, con numeri. Ok, e questo, abbiamo detto, è un processo che si svolge a parte con l'azienda che si collega quando vuole e svolge questo caso d'uso, e lo scopo è quello di tenere aggiornata e popolata il database, l'archivio delle proposte. Quindi mantenere il più possibile aggiornata questa classe con la descrizione delle proposte fatte dall'azienda. Dopodiché ci sono le attività dello studente, che sono invece molto più articolate. Lo studente può scegliere una proposta di progetto formativo. Allora, se cominciamo a pensare in modo atomico. Quali sono le azioni che vogliamo confinare nel tempo? Inizia, finisce, ha un obiettivo. Il caso d'uso deve avere un obiettivo e l'attore principale nel momento in cui lo esegue, alla fine, al raggiungimento dell'obiettivo, deve essere soddisfatto, dirò che ho fatto questo. Ad esempio, questa frase che dice, la scelta di una proposta di progetto formativo. Allora, questa scelta implica in qualche modo anche una ricerca, una visualizzazione, cioè per poter scegliere devo sapere quali ci sono. Allora io mi posso immaginare lo studente che va lì semplicemente per dare un'occhiata, quindi visualizza o legge o cerca, adesso possiamo trovare una frase che descriva questa azione, studente che ha come scopo quello di informarsi sulle proposte di tirocinio disponibili. Fine. Altro scopo, questo è un caso d'uso diverso, è lo studente che vuole fare una richiesta per una proposta di tirocinio. Questo che qui viene chiamato scelta, noi nel modello concettuale gli abbiamo dato un nome più preciso, l'abbiamo chiamato richiesta. Invia allo stage and job una richiesta. Quindi scegliere vuol dire questo. Non vuol dire scegliere dentro di sé, vuol dire scegliere di fronte al sistema informativo, fare la richiesta. Allora, capite che lo scopo è diverso, vado a informarmi e vado a fare la richiesta. Per fare la richiesta però in qualche modo dovrò informarmi. Perché io non posso immaginare l'azione, fai la richiesta di tirocinio, il caso d'uso, provate a immaginarlo. Videata vuota, menu generale, richiesta di tirocinio. Clicchi su richiesta di tirocinio e che cosa ti chiede? Quale tirocinio vuoi? E come faccio a saperlo? Devo avere lì, in quel momento, per poter scegliere, la possibilità di vederle lì. Poi se voglio solo fare una ricerca, una diciamo, visualizzazione, finisce lì. Se invece voglio procedere a fare la richiesta, vado avanti. No? Non posso avere un caso d'uso in cui, quando poi lo andrò a sviluppare, no? Però dobbiamo già cominciare a immaginarcelo adesso, nel momento in cui diamo il titolo, in cui faccio solo la scelta e senza che questa scelta implichi una visione, una visualizzazione dell'offerta. Se no come faccio a dire quale voglio? Un codice? Devo sapere a memoria il codice? Non funziona più così. Nessun sistema informativo oggi ti richiede di inserire il codice numerico del tirocinio. No, fa vedere l'elenco e tu pigi su quello che ti interessa. Allora, questo vuol dire che in qualche modo la scelta o diamo il termine giusto, la richiesta di un tirocinio, si porta dietro la ricerca tra i tirocini disponibili. Quindi, come casi d'uso, io lo descriverei dicendo che lo studente sicuramente può fare
una ricerca di tirocini e poi può svolgere una presenta una richiesta di tirocinio. E quest'ultima è un'estensione della precedente. Cioè, posso fare due cose, semplicemente ricercare i tirocini perché mi interessa, oppure un caso d'uso più esteso che parte nello stesso modo e poi si completa con la presentazione della richiesta. Lo scrivo così perché per me ha senso fare una richiesta, una ricerca, senza presentare nessuna richiesta. Allora sono due casi d'uso separati, di cui uno in realtà include l'altro. Estende i passaggi dell'altro. Se invece non avesse senso per qualche motivo fare la ricerca se non seguita direttamente da una presentazione, allora sarebbe stato un caso d'uso unico, che non poteva essere portato a termine, a compimento, l'uno senza l'altro. Ok? E viceversa, non è possibile arrivare al secondo senza aver fatto il primo. Quindi hanno questa relazione tra di loro di gerarchia. Poi andiamo a vedere il processo, che in realtà è più preciso che non la descrizione testuale. Quindi studente presenta richiesta di tirocinio. Questa presenta richiesta in realtà abbiamo già visto che si articola probabilmente in due momenti diversi, in due sottocasi d'uso. Poi lo stage and job verifica la correttezza della richiesta. Beh, questa è un'attività più semplice, stage and job, questi tutori qua togliamoli dalle scatole perché per ora non ci servono, vediamo lo stage and job e verifica correttezza di una richiesta di tirocinio. Dal punto di vista dello studente, presenta una richiesta di tirocinio è una cosa molto semplice, nel senso che lui visualizza i tirocini, dice voglio questo e ha finito. Dal punto di vista dell'ufficio stage and job, la verifica di correttezza è più complessa perché nel momento in cui accede alle richieste che devono essere verificate, ci sarà un elenco del tipo richieste da verificare, sulla singola richiesta il sistema informativo gli deve fornire tutta una serie di informazioni sull'azienda, sul tirocinio, ma anche sullo studente, la sua carriera, la sua posizione, i crediti, la media, bla bla bla, sulle basi del quale si accetta oppure non la richiesta. Il passo successivo è che lo studente identifica il tutore accademico. Quindi in qualche modo lo studente viene informato che la sua richiesta è stata accolta e decide, può andare, diciamo, può tornare sul sistema informativo, sul portale, a scegliere il tutore accademico. Questo avviene in un momento separato, perché innanzitutto la scelta del tutore accademico può avvenire solo dopo che lo stage and job ha dato l'ok. Ma poi la scelta del tutore accademico, come sapete per esperienza, può richiedere un certo tempo. Devi trovare uno che ti ascolti, ti parli, dici di sì, eccetera. Quindi scelta, tutore, accademico. E qui emerge, se vogliamo, un'altra caratteristica dei requisiti funzionali, che sono fatti bene, che sono indipendenti l'uno dall'altro. Cioè io questo disegno lo posso fare in qualunque ordine. Qui, nello specifico dei casi d'uso, non si può capire
che prima ha fatto questo e dopo quest'altro. Questa è un'informazione di processo, che nei casi d'uso non emerge. Il caso d'uso è, diciamo così, l'elenco dei menu possibili, delle cose possibili che ciascun attore può fare nel sistema informativo. È chiaro che alcune di queste cose saranno possibili adesso, altre no, perché non hanno i prerequisiti. A questo serve poi la clausola prerequisiti quando descriviamo il caso d'uso. Questo caso d'uso, se non ha questi prerequisiti, non si pone. Non deve essere accessibile, non deve essere presentato all'utente. L'utente non lo vede, non lo deve vedere. Però quando faccio un elenco generale, ignoro questi aspetti di processo. Altrimenti non posso vedere tutto insieme, tutto nella stessa vista, no? La scelta del tutore accademico è di nuovo un'azione di senso compiuto. La faccia, fatta quella, è finita. In realtà non posso fare nulla dopo perché devo aspettare che il tutore accademico accetti. No, perdono, andiamo a vedere il processo. A questo punto, chiusa questa parte, ci sono le approvazioni del tutore accademico e del tutore aziendale. Allora, finalmente, questi signori cominciano a fare qualche cosa, tra cui un caso che possiamo chiamare dell'approvazione della richiesta. In realtà non approvano la richiesta, approvazione della partecipazione al tirocinio. Questo è un caso d'uso che è comune a questi due signori. L'interfaccia sarà leggermente diversa, ma alla fine entrambi devono fare la stessa cosa. Il sistema li avrà informati in qualche modo, guarda che hai dei tirocini da provare, si collegano al sistema, vedono l'elenco dei tirocini da provare, vanno su ciascuno, vedono i dettagli e scelgono approva o non approvare. Oppure approva e basta. Io qui ho disegnato due attori che puntano allo stesso caso d'uso. Non vuol dire che devono farlo insieme, tenendosi per mano. Vuol dire che quella funzionalità è accessibile sia a utenti che siano registrati, che svolgono il ruolo di tutore accademico, sia separatamente, indipendentemente, a utenti che svolgono il ruolo di tutore aziendale. È vero che quando parliamo di casi d'uso si parla di attore primario, attore secondario, a volte. Ma quando stiamo parlando di un sistema informativo tradizionale, di solito davanti alla tastiera c'è una persona sola. Quindi la stragrande maggioranza dei casi d'uso sono casi d'uso solitari, una persona più il sistema informativo. Dimmi. Io come attore principale direi tutore accademico oppure tutore aziendale. Lo stakeholder qua è, se dovessi dire, lo studente, che è colui che beneficia dal fatto che questi signori li approvino. L'attore secondario? No. No, perché sono due casi d'uso dipendenti. Se io devo fare il pieno di benzina e gonfiare le gomme, lo stakeholder è sempre l'autoveicolo che può andare a partire per le vacanze se ho fatto il pieno e se le gomme sono gonfie. Però non è che la pompa di benzina sia un attore secondario rispetto al compressore del gas. Sono casi d'uso separati, ci sono due persone diverse che si attivano, ma non collaborano tra di loro, non si parlano. Nello svolgimento del caso d'uso da parte del tutore accademico, il tutore aziendale non è minimamente coinvolto. Quindi in quel momento non è un attore che collabora con lui. Mi viene da dire che per essere un attore secondario devi agire contemporaneamente. Perché se agisci in un momento diverso, in realtà stai attivando un caso d'uso separato, i cui effetti poi chiaramente andranno a contribuire.
ma il tutore accademico può essere soddisfatto, no? Di completamente il suo caso d'uso senza minimamente sapere se esiste o no un tutore aziendale. Il tutore aziendale di solito vengo a scoprire quando la persona ha già finito tutto e scrive la tesi. Ok, il processo va avanti. L'azienda definisce le date del tirocinio. Quindi a questo punto l'azienda è di nuovo soggetto, è tornato. Quindi siamo qua sull'azienda proponente, qualcuno in capo all'azienda, che sembra non essere direttamente il tutore aziendale, ma qualcun altro, deve definire le date del tirocinio. Quindi definizione, date, tirocinio. Queste date, ovviamente caricate nel sistema, diventano note a tutti, alla session job, allo studente soprattutto, e ai vari tutori. Poi lo studente svolge il tirocinio. Lo studente svolge il tirocinio non è un caso d'uso. Perché lo svolgere il tirocinio non significa star collegati tutto il giorno al portale della didattica usando questo. No, significa fare altre cose. L'unica cosa che avviene mentre, dal punto di vista del nostro sistema informativo, che avviene mentre lo studente svolge il tirocinio, è la registrazione periodica delle presenze. Qui non abbiamo dettagli su come avviene questa registrazione delle presenze. A me vengono in mente due modi completamente opposti. Il primo modo potrebbe essere quello di dare un sistema in cui lo studente in qualunque momento può caricare l'ora di ingresso e l'ora di uscita, giorno per giorno, la tabella, il calendario in cui sono entrato o sono uscito alle ore. E questo è fatto in qualunque momento, ovviamente a posteriori. Oppure un sistema, diciamo così, di controllo accessi, no? Quasi di temperatura, per cui quando io arrivo al mattino mi collego, dico sono entrato, quando sto per uscire dico esco. E chiaramente è più preciso e non è ingannabile un sistema di questo genere, nel senso che non posso scrivere la cosa sbagliata. D'altra parte è molto più pesante perché ti obbliga, diciamo così, una capillarità di interventi, devi collegarti almeno due volte al giorno e quattro se devi contabilizzare anche la pausa pranzo. Ma questo non ce l'abbiamo come... Chiaramente che se siamo in un caso o nell'altro i casi d'uso sono diversi. Da un lato abbiamo un caso d'uso molto semplice, entra e esci. Dall'altro è più complesso, perché puoi vedere il calendario, modifica, aggiungi, eccetera. Ma più flessibile per l'utente. Non ne abbiamo dettaglio su questo, per ora possiamo accontentarci di scrivere che lo studente inserisce i dati del presente. Di nuovo ho scritto delle parole, vado a vedere come si devono chiamare, presenze, ok, ho detto le parole giuste. Lo studente, relativo al tirocinio, inserisce le proprie presenze. Okay. Mettiamo inserimento, abbiamo sempre usato i sostantivi, qui abbiamo una uniformità anche linguistica che aiuta la lettura. Quindi siamo qua, studente svolge il tirocinio registrando le presenze. Queste presenze devono essere approvate da qualcuno? Beh, nella realtà sì, perché in realtà il tutore aziendale deve controfirmare queste presenze nei fogli di carta che usate. In questo processo non è esplicito. Il foglio delle presenze.
cioè non è esplicito il fatto che il tutore aziendale debba accettare le dichiarazioni dello studente. Allora, noi possiamo così leggerla in due modi, che secondo me sono entrambi compatibili con questa specifica. Primo modo è di dire, no, il tutore aziendale, io voglio che esplicitamente approvi le presenze. E quindi gli farò un caso d'uso in cui il tutore aziendale deve approvare. Mese per mese, giorno per giorno, non lo so, decidiamolo. L'altro caso, diciamo così, più che implica una semplificazione, è quello di dire, ma il tutore aziendale comunque deve compilare un questionario. Allora io posso fare in modo che, mentre lui compila il questionario, la prima clausola sia lo studente ha effettivamente svolto le presenze elencate nella tabella, sì o no. E quindi includo l'approvazione delle presenze nella compilazione del questionario. Faccio un caso d'uso unico. Cioè non do al tutore aziendale la possibilità di approvare le presenze separatamente dalla compilazione del questionario o viceversa. Chiaro che tolgo libertà, ma tutto sommato diminuisco il carico, diminuisco il numero di azioni che questo tutore aziendale deve fare. I tutori aziendali sono sempre quelli che è più difficile smuovere. Qui noi stiamo ragionando dicendo potremmo fare così, potremmo fare cos'ha. E all'esame potete fare sia così che cos'ha in funzione di come ragionate. L'importante è che sia compatibile col testo. Ma proviamo a pensare a un caso reale. Un caso reale è ogni volta che io dico ma qui potrebbe essere così o cos'ha, si alza il telefono e si va a sentire il committente che ha bisogno di questo sistema, non tanto per chiedergli lo vuoi così o lo vuoi cos'ha, perché non sempre la risposta arriva, non sempre possono capire la domanda, ma del tipo dobbiamo discutere insieme una cosa, dobbiamo chiarire un aspetto. Se vogliamo, il valore aggiunto di andare a fare le pulci, no? In questo modo i casi d'uso, è quello di far scoprire prima possibile le ambiguità. Io devo fare lo sforzo, nel momento in cui costruisco i casi d'uso, di rendermi conto, di evidenziare quando sto facendo delle scelte, rispetto invece a quando sto semplicemente implementando o descrivendo meglio una cosa che però è già decisa, è già chiara, non c'è possibilità di equivoco. Allora, nel momento in cui l'analista fa delle scelte, deve essere sicuro che queste scelte siano condivise dal committente, o condivisibili perlomeno. E quindi saranno alcune scelte, se vogliamo, chiamiamoli più di basso livello, altre invece più importanti, allora ok, io ho fatto questa ipotesi, però guarda che dobbiamo discuterla insieme perché pro e contro rispetto a un'ipotesi alternativa. Perché poi la maggior parte dei problemi nascono proprio da queste incomprensioni. Io l'ho capito così, ma no, io l'avevo chiesto cos'ha, allora è tutto da rifare. Ok, quindi noi come risolviamo questa cosa? Io proporrei di accorpare tutto nel tirocinio, nel questionario di fine tirocinio. Allora, qui siamo arrivati quindi alla fine del tirocinio, lo studente deve consegnare all'ufficio special job il foglio delle presenze. Allora, questo foglio intendiamolo in senso lato, perché sotto abbiamo detto tutte le attività si svolgono in forma elettronica. Quindi la consegna del foglio delle presenze non è un pezzo di carta che va posto là al piano terreno dentro la buca delle lettere, ma è una procedura sul sistema informativo che dice tirocinio chiuso. Lo studente dichiara, oltre ad aver compilato tutte le presenze, che quello è l'atto finale, ha finito il proprio lavoro, conferma le presenze che ha indicato e quindi le invia per la successiva valutazione e approvazione all'ufficio di Agent Job. Il tutore aziendale e lo studente devono compilare un questionario di valutazione del tirocinio. Domanda che ci facciamo: la consegna delle presenze e il questionario da parte dello studente
Sono un atto unico o due atti separati? Io non vedo motivo per obbligarti a farli nello stesso momento. Magari è questione di valutazione, vuoi pensarci un attimo di più per decidere se scrivere davvero quello che stai, sai, l'ultimo giorno di tirocinio magari. Se tu compili il questionario la settimana dopo, alcuni attriti magari sono smorzati e hai una visione più oggettiva, mentre invece le presenze vanno chiuse il giorno giusto. Quindi è di nuovo una scelta, eh? Io sceglierei, visto che sono due azioni che avvengono in modo ravvicinato, ma le terrei comunque separate. Non vedo un motivo forte per obbligarti a chiudere le presenze contestualmente alla compilazione del questionario e viceversa. Quindi, lo studente deve fare due cose, facciamogli lo spazio affinché le possa fare, che sono la chiusura e consegna delle presenze e la compilazione del questionario di valutazione. Scriviamolo anche in italiano, compilazione QS. Questionario di valutazione. E poi anche il tutore aziendale deve, quindi ho aggiunto, chiusura e consegna le presenze, cioè a un certo punto dice ok, tirocinio terminato, confermo che l'elenco delle presenze che ho inserito con altra funzionalità è completo, corretto, risponde al vero, sotto la mia responsabilità, eccetera, eccetera. E uno. L'altro è questionario che può venire compilato. Guardiamo un po' il processo. Qui era anche esplicito il fatto che la consegna del foglio delle presenze e la compilazione del questionario erano attività parallele. L'avevamo già deciso allora che poteva essere fatto prima uno, poi l'altro, separatamente, in motivi separati. Quindi sono sicuramente due casi di uso diversi. E poi c'è l'altra attività, che è quella del tutore aziendale, che deve compilare il questionario di valutazione a cui abbiamo appena deciso, dobbiamo ricordarci, di aggiungere da parte sua l'approvazione delle presenze. Che erano state registrate nella parte precedente del processo. Quindi mi serve un caso d'uso diverso perché il questionario di valutazione è diverso, quindi approvazione presenze e compilazione questionario di valutazione. Il tutore aziendale lo fa questo. Quindi compila anche lui il questionario di valutazione, ma in più quel questionario, oltre che essere diverso, quindi costituisce un caso distinto rispetto a quello dello studente, le domande sono diverse, contiene anche l'approvazione esplicita della conferma, no? Che le ore indicate dallo studente siano corrette. Sarebbe la controfirma che voi vi facevate fare ogni giorno nella pratica, quando va bene, una volta al mese. A questo punto rientrano in gioco i meccanismi della burocrazia, cioè lo stage and job che prende in mano la cosa e tutto l'accademico anche, perché deve fornire la sua valutazione, no? Il processo mi dice che a questo punto il tutore accademico deve definire il voto e il voto viene registrato. Questo ovviamente sarebbe bello perché vorrebbe dire che il tutore accademico non vi rompe le scatole, non vi fa scrivere la relazione, la monografia di tirocini. Vi dà il voto semplicemente sulla base del questionario di valutazione. Il processo reale, come sapete, invece dovete scrivere delle cose. Ma in questo caso, più semplice, il tutore definisce il voto del tirocinio.
e l'ufficio stage and job infine registra il voto. Definizione del stage and job: una volta che il docente ha proposto quel voto, passa alla registrazione formale, legale. Okay. Dubbi, idee, osservazioni? Allora, passiamo al punto 4. Questa volta è facile, perché parla del caso d'uso a livello user goal relativo alla ricezione da parte dell'ufficio acquisti della richiesta. Meno male, di tutti i casi d'uso che abbiamo disegnato, questo rischia di essere più facile. Cioè, ricezione da parte dell'ufficio acquisti della richiesta, noi qua l'abbiamo chiamato verifica correttezza richiesta. Cosa fa l'ufficio stage and job quando ha ricevuto una richiesta? Dimmi. No, è sbagliato il testo. Sì, è vero che c'è l'ufficio acquisti, ma è l'ufficio stage and job. Sì, non è l'azienda. Non esiste l'ufficio acquisti. Eh? Acquisiti, quindi. L'ufficio stage and job della richiesta. Ok. Ovviamente non possiamo sperare che nel testo dell'esercizio ci siano scritte esattamente le stesse parole che abbiamo scelto noi per descrivere il caso d'uso, no? Però a quel momento lì. Per evitare questi refusi qua, quello che stiamo facendo in questi giorni è già di preparare i testi degli esami, farci circolare, rileggerli, ma vi garantisco che poi ci saranno ancora, nonostante partiamo a rileggere, a controllare, dei refusi. Vabbè, ma li risolviamo in aula, nel momento in cui dovessero emergere. Allora, definiamo, prendo un file vuoto, prendo questo perché è già la struttura giusta, prendo lo scheletro del ok. Allora, siamo l'ufficio stage and job che riceve e verifica la correttezza di una richiesta
A livello di processo siamo qui. Verifica la correttezza della richiesta. Quindi dopo che lo studente ha già presentato la richiesta di un tirocinio che è già stato inserito da un'azienda, quando non è ancora definito il tutore accademico invece. Quali sono i criteri per cui la richiesta deve essere approvata? Ad esempio che lo studente abbia i crediti sufficienti per poter svolgere il tirocinio. Quindi quello dei crediti è un criterio, ad esempio mi indica che ce ne sono altri criteri, non solo questo. Allora, come caso d'uso ci mettiamo nel momento in cui l'attore principale, che è l'ufficio Stage and Job, decide di ricevere, elaborare le richieste pervenute di tirocinio. Questo o fa parte di un'attività rutinaria, per cui tutti i giorni o tutti i venerdì o quando sia decidono di far quello, oppure, come spesso succede, è un'attività anche stimolata dal fatto che gli è arrivata la mail, tipo ieri tizio ha presentato una richiesta di tirocinio, per favore collegati e verificala. Quindi questo fa nascere, tra virgolette, il desiderio da parte dell'attore primario di compiere questa attività. Quindi l'intenzione, quando viene attivato, iniziato questo caso d'uso della persona che lavora in ufficio Search and Job, è elaborare una richiesta di tirocinio pervenuta da uno studente e approvarla qualora sussistano le condizioni. Quindi sono due cose che fanno parte dello stesso caso d'uso. Elaborare la richiesta, cioè guardo cos'è, la capisco, l'analizzo e la approvo. Inscindibili, entrambe le cose devo fare, se no il mio caso d'uso non è completato. Non posso approvare la cieca, e non posso elaborare la richiesta senza poi alla fine decidere se l'ho approvato oppure no. Altrimenti il caso d'uso non è compiuto. Non sarebbe come andare al bancomat e non prelevare i soldi. Digito l'importo e poi non prendo i soldi. Non è compiuto. Non è lo scopo per cui sei andato lì. Quello di non prelevare. Così come lo scopo di non approvare non è. Il nome del caso d'uso lo possiamo prendere dal nostro diagramma dei casi d'uso che verifica correttezza richiesta. L'ambito è il sistema informativo per la gestione dei tirocini. Oppure gestione dei tirocini, semplicemente sistema informativo, possiamo anche sottintendere. Ricordiamoci cosa vuol dire lo scopo e l'ambito, cioè il confine del sistema o sottosistema nel quale questo caso d'uso si espleta. Uno potrebbe dire il sistema informativo del Politecnico, ma è un po' troppo vasto, andiamo a delimitarlo meglio. L'interesse dello stakeholder, forse ho cancellato lo stakeholder, chi sono o chi è lo stakeholder di questo processo? Beh, in primis secondo me lo studente, ma anche l'azienda, insomma, come forse stakeholder secondario. Chi beneficia del fatto che venga approvato il tirocinio? Uno studente, perché ha fatto una richiesta e gli danno una risposta, possibilmente affermativa. E due, anche l'azienda, che tutto sommato ha fatto delle proposte di tirocinio, se poi queste proposte vanno nel vuoto e non arrivano degli studenti, ha perso tempo, ha perso risorse potenziali.
il fatto che questo processo avvenga in tempo, beneficia queste due figure. Quindi l'interesse dello stakeholder è quello di procedere verso l'avvio del tirocinio, fare in modo che il tirocinio venga avviato. Quindi l'intenzione dell'attore è quella di chiudere un'attività. L'effetto di questa attività fa sì che gli stakeholder siano contenti perché è nel loro interesse. L'interesse stakeholder è qualcosa di più generale ovviamente rispetto alla chiusura della singola attività, che è un tassello che contribuisce all'interesse dello stakeholder. Precondizioni. La precondizione è cosa dobbiamo essere certi che è già successo in passato affinché abbia senso essere nella condizione di attivare questo caso d'uso. Un po' tornando al diagramma di casi d'uso, quando dicevamo ma questi sono elencati alla rinfusa, non c'è un ordine logico né cronologico. Questi casi d'uso. In realtà noi sappiamo che alcuni casi, anche se il processo di gioco può fare questo, in realtà può farlo solo se c'è almeno una richiesta da valutare. Se non c'è nessuna richiesta da valutare, questo qui non è attivabile, non ha senso. Il sistema informativo non me lo fa vedere, me lo mette in grigetto, non lo posso cliccare. Adesso poi dal punto di vista visuale, interattivo, i modi possono essere tanti. Quindi la precondizione è sicuramente che ci sia una richiesta da valutare. Quindi nel sistema esiste almeno una richiesta di tirocinio da parte di uno studente, ma qui sto usando la parola richiesta, La parola richiesta, quando la uso qui, non è la parola richiesta del dizionario Zanichelli della lingua italiana, ma è questa. Quindi, quando scrivo richiesta, sto dicendo la richiesta fatta da uno studente di una proposta di un'azienda. Nel sistema esiste almeno una richiesta non ancora approvata. Dice, sì, già presentata ma non ancora approvata. È ovvio che sia già presentata, se no non sarebbe una richiesta. L'oggetto richiesta nasce nel momento in cui qualcuno lo presenta. E la condizione di successo è che, post condizione, al termine del caso d'uso, di che cosa sono sicuro? Beh, che la richiesta è stata valutata, che può vuol dire approvata o non approvata, ma sicuramente già valutata. Quindi la richiesta è stata approvata o rifiutata. Ecco, io ho chiuso. Sono più contento se è stata approvata, ma il processo mi permette ugualmente che la richiesta non venga approvata per qualche criterio. Al termine del processo, il processo può finire solo o perché ho deciso di no, o perché, vabbè, esco di qua, in realtà scusate, non è il processo, è il caso d'uso, quindi in realtà questo blocco qui può finire solo o con un no o con un vai avanti, a quel punto il caso d'uso è completo, la richiesta è stata approvata e quindi lo studente può procedere alla scelta del tutor accademico. Non voglio ancora dire che il tirocinio parta, ma siamo ben avviati perché lo faccia. Quindi lo scenario principale a questo punto è abbastanza lineare. Di fatto è lo stage and job. Diciamo così, sceglie
nel suo menu di valutare le proposte di tirocinio. Le richieste, non le proposte, scusate. La proposta è quella che fa l'azienda, la richiesta è quella che fa lo studente. Quindi me lo immagino, schiaccio sulla voce del menu, valutazione richieste. Cosa fa il sistema a questo punto? Mostra l'elenco delle richieste in attesa. Il sistema mostra l'elenco delle richieste in attesa di valutazione. Pensando a un elenco semplice, spero che non mi arrivino 2000 da un giorno all'altro. Sistema, si scrive con la S. A questo punto, Stage and Job vede, poverino questo signore che lo chiamiamo Stage and Job, vede questo elenco, prende la prima, sceglie una richiesta dell'elenco. Diamo le facoltà di scelta, non obblighiamolo a prendere per forza la prima. A questo punto il sistema mostra le informazioni dello studente, della richiesta e quelle della carriera relative alla carriera dello studente. E qui sono vago le informazioni. Per poter essere più preciso quali sono le informazioni che vengono mostrate, e dovrei aver scritto da qualche parte, qualcuno mi dica qual è il criterio esatto con cui viene approvata o no la richiesta. Nel senso c'è scritto ad esempio i crediti. Allora io dico una cosa più generale, la carriera, che comprende i crediti, comprende i voti, l'anno di iscrizione, eccetera, eccetera. A questo punto l'utente Stage and Job approva la richiesta e finisce. Cioè, ci sarà un bottoncione grosso verde sotto con su scritto approva. Io vedo. Di mezzo c'è Stage and Job che legge, valuta, pensa, ne discute. Ma questo non compare nei casi d'uso, perché è una cosa che fa tra sé e sé o con i suoi colleghi. Ciò che vede il sistema informativo è che dopo che il sistema informativo ha mostrato tutte queste informazioni all'utente, questo utente, dopo un numero di secondi variabile, clicca sul tasto verde, accetta, approva. Quindi non dico Stage and Job valuta e approva la richiesta. Il fatto che lo valuti lui dentro di sé è vero, fa parte del processo, ma non fa parte dell'interazione col sistema. Il caso d'uso cattura l'interazione. Certo, ma non è mai in stesso scenario. È un'alternativa, un'estensione alternativa. L'estensione alternativa è 5.1, Stage and Job rifiuta la richiesta. Noi dobbiamo definire delle tracce lineari, no? Delle sequenze di interazioni possibili. Partiamo da quella che conduce al miglior successo e poi da quella facciamo diramare altre tracce possibili separate tra di loro. Non c'è il diagramma di flusso qua che dobbiamo articolare, dobbiamo far vedere una serie di possibilità, come inizia e come finisce. Quindi si parte in modo affermativo, faccio questo, faccio questo, faccio questo, faccio questo. E poi torno su e dico, ma se invece non facessi questo, in quel passo, cosa potrei fare di alternativa? In realtà l'unica alternativa che ho veramente è qua, perché qua nel punto 3 ho un elenco di fronte agli occhi, non posso fare altro che scegliere una volta. O uscire, non uscire è sempre possibile. Il sistema informativo quando tu chiudi la finestra non sa neanche, quindi...
Ok? Guarda, semplice, non essendoci immissione di dati da parte del search engine job, è solamente dire sì o no, è facile. Quando c'è l'immissione dei dati, che è più complicato perché devo iterare. Immetti, controlla, verifica, accetta, permetti di correggere, eccetera. Oppure quando devo scegliere da un elenco molto ampio, non solamente 10 richieste, ma magari 1000, trovo uno studente, allora fai la ricerca per cognome, per matricola, e allora si articola un po' di più il caso d'uso. E anche poi ovviamente l'implementazione di conseguenza. Ok? Allora, siamo perfettamente in tempo, facciamo 10 minuti di pubblicità, no, di interruzione, e poi lascio la parola, visto che è già qua fuori, a Castellina che ci racconta invece nel mondo reale queste cose come succedono.